Un caro saluto a tutti e un ben ritrovati anche questa sera per questa nuova puntata di Happy Hour. Questa sera una puntata durante la quale parleremo di una storia molto curiosa, quella del dottor Palmas, un dentista sardo che sbarca in Moldavia. Potremmo dire un cervello in fuga che lascia l'Italia per andare in Moldavia e costruire un'impresa di circa 120 operatori che appunto curano questi pazienti, ma pazienti che arrivano da tutta Europa. In studio con noi questa sera il dottor Colorado Palmas, odontoiatra, esperto in turista dentale, CEO SOS Turismo Dentale, media azienda che cura oltre 3.000 pazienti all'anno in Moldavia. Benvenuto e buonasera, dottor Palmas. Grazie a voi per l'invito. Abbiamo fatto questa piccola premessa, quindi abbiamo detto una storia molto curiosa. In effetti si sente molto parlare di lei in TV, in radio. Ecco, ci racconti un po' questa storia. Come mai dalla Sardegna alla Moldavia? Sì, non è uno stacco proprio piacevole per chi ama il mare, però per chi voleva arrivare al top nello sviluppo e ricerca delle cose per cui ha studiato tanti anni in università, diciamo che è stata una scelta obbligata. Non sono figlio di dentista, quindi mi sono dovuto fare strada nel mondo da solo. Da solo. Diciamo che sono partito dalla Sardegna con una borsa di studio che ho vinto, 2.500 euro, proprio un premio sulla tesi di laurea che ho fatto in ricostruttiva della bocca, sui seni mascellari, un tipo di chirurgia che serve a ricostruire le basi ossee in quei casi di pazienti che hanno perduto non solo i denti ma anche l'osso, dove le situazioni sono molto complesse da risolvere. E allora ho iniziato a fare il giro sempre più largo, specializzandomi prima all'estero, ora sto invece in Moldavia, diciamo resident definitivo, e continuo a girare il mondo facendo sviluppo e ricerca di quelle che sono le soluzioni poi del futuro, che usciranno tra 5 anni, la bocca cosiddetta bionica. Esatto. Iniziato con un piccolo team, 12 persone, poi anno dopo anno abbiamo avuto una crescita esponenziale, siete arrivati a 120. Sì, forse anche di più. Anche l'ultima volta li ho contati erano 127. Bene, quindi anche tanti posti di lavoro. Tanti posti di lavoro e abbiamo anche difficoltà a trovare appunto, personale, sì. Esatto. Perché siamo un'azienda che lavora in multilingua, lavoriamo in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, russo e anche arabo, perché è un mercato e un tipo di necessità che non è solamente italiana. Pensate che in Inghilterra il dentista costa quasi il doppio. Esatto. Dottor Palmas, i paesi diciamo sono tantissimi, perché ha scelto proprio la Moldavia? Dopo l'università ho iniziato a viaggiare tutta l'Europa, proprio perché volevo specializzarmi nella ricostruttiva complessa della bocca. Nel mio paese non hai la fila dietro alla porta di persone che devono fare ricostruzioni molto costose e complesse. In realtà queste persone si concentrano, tutti questi pazienti, in pochi centri sparsi nel mondo che sono, guarda caso, le nazioni più economiche, il Centro America, per esempio Costa Rica, Colombia, Est Europa, Romania, Moldavia e anche sud-est asiatico come per esempio la Thailandia. Non è per niente un fenomeno solo italiano, gli australiani vanno in Thailandia, gli europei vanno nell'Est Europa e gli americani, gli Stati Uniti vanno in Centro America. Ecco, lei si è sposato lì? Non ancora. Non ancora, quindi lo farà presto. Dottor Palmas, mi racconti un po', visto che dicevamo prima, io per quello ho detto che è una storia molto curiosa, perché lei passa dalla Sardegna, che diciamo ha questo mare fantastico, questo clima stupendo, ecco, com'è stato questo passaggio? Perché ha deciso di passare dalla Sardegna alla Moldavia? È una domanda che potrebbe rivolgere anche a tanti chef bravissimi che sono in giro per il mondo e che magari oggi stanno lavorando a Dubai oppure stanno facendo dei buonissimi piatti nel centro di Parigi. Quando si cerca, diciamo, l'eccellenza nel proprio campo, delle volte i posti dove la vita ti porta sono, diciamo, predestinati, non li puoi neanche scegliere più di tanto. La Moldavia è stato uno studio che ho fatto, durato 3 anni, in giro per tutta Europa, oltre 15 nazioni, più di 100 cliniche assieme alle quali ho scritto poi un libro sulla pratica corretta di fare cure transfrontaliere, quello che si chiama turismo dentale, e alla fine ho scelto la nazione che aveva i presupposti
per creare un'attività che durasse per i prossimi 20 anni. Ci sono altre nazioni dove ormai il costo del dentista è pari a quello dei low cost in Italia, come per esempio la Croazia, dove non c'è più tanta prospettiva per chi vuole fare un'impresa di questo tipo. Esatto, si parla molto di questo settore anche come settore in crisi, tanti dei suoi colleghi potremmo dire che sono in crisi. No, la crisi non esiste. Perché sorride? La crisi non esiste, i malati non è che stanno diminuendo, i malati ci sono, anzi sono sempre purtroppo tanti, semplicemente si stanno curando altrove. Il fatto che si curano altrove non vuol dire che i pazienti siano di meno o stiano diminuendo, semplicemente è un mondo che si sta globalizzando molto rapidamente. Nell'arco di un anno ci sono aziende che crescono di 10 volte in nazioni più competitive, che si strutturano 10 volte meglio e che quindi sviluppano un gap competitivo, tecnologico, conoscenza. Basti pensare, noi facciamo un corso con professori che arrivano di calibro internazionale ogni mese, corsi anche piuttosto costosi, 15-20 mila euro, però se c'hai un'azienda alle spalle che può supportare questo investimento, puoi immaginare quello che è il gap che crei con altri magari colleghi che non hanno purtroppo queste possibilità perché devono pagare le tasse. Io sono dalla parte dei miei colleghi che scelgono in maniera valorosa di restare in patria. Io non lo farei mai di tornare in Italia se non nel caso in cui il dentista venisse pagato dallo Stato. E potremmo dire che lei si è trovato benissimo in Moldavia, visto quello che ha costruito, per cui non tornerebbe mai. Sì. Ecco, quindi secondo lei è giusto curarsi all'estero? Ci sono tanti sardi che prendono l'aereo e arrivano qua a Milano a curarsi a San Raffaele. Oppure sono tanti i milanesi che hanno magari il gastroenterologo a Bologna, a Milano. Diciamo che il turismo dentale è uno stereotipo, è un blocco della mente. Ormai con l'aereo arrivi in 2 ore, per esempio in Moldavia, nell'Europa dell'Est. Non so quanto ci vuole con il treno arrivare da Milano a Roma, forse più di 2 ore. Quindi in realtà sei libero di curarti dove vuoi, dove meglio credi. Cioè, la verità è che parliamo di pazienti che fanno una ricerca attiva del miglior centro trapianti per il loro specifico problema e, che ne so, quel centro trapianti si trova a Istanbul oppure si trova a Tel Aviv o a Parigi, devi andare a fare il trapianto di fegato magari negli Stati Uniti. La verità è che si è liberi di scegliere il proprio centro dove curarsi. Assolutamente. Dottor Palma, se lei ha scritto anche un libro, come diciamo prima, sul turismo dentale, mangiare, vedere e sentire sono bisogni umani primari, non un lusso per pochi. Perché pensa questo? È corretto, perché io penso che la salute non sia un bisogno, diciamo, secondario. Coi denti si mangia, si sorride alla donna che si ama, si lavora. Molte sono le persone che vengono a fare i denti proprio perché hanno problemi, se non lavorativamente parlando. Diciamo che si viene reintegrati nella società anche lavorativamente parlando. Si pagano tante tasse durante la propria vita lavorativa, io penso anche più di 200 mila euro in tasse. I materiali per ricostruire una bocca possono tranquillamente essere messi a disposizione dallo Stato, che potrebbe avere le proprie fabbriche di impianti dentali, di protesi, e fornirle nelle ASL a dentisti che operano magari con stipendio statale. Dopotutto il dentista, io penso che dovrebbe essere non qualcosa fatto per professione ma per vocazione, come il politico per esempio. Immagina un politico che magari lo fa per professione. Dottor Palmas, lei ha detto che lavora ovviamente in Moldavia, però io ho sentito che in Italia lei ha anche dei centri, è vero? Centri assistenza, ci ecco. Possono essere dei piccoli problemi, in quel caso ci si può tranquillamente rivolgere a dei centri che possono tranquillamente risolvere, che ne so, un'arcata che si allenta, va stretta una vite oppure va ricementata una corona. Si paga chiaramente con fattura in Italia al dentista che ha operato, non siamo noi, sono strutture che accettano di curare i malati a prescindere di dove si siano curati. Dopotutto sulle corone che fa un dentista non c'è scritto made in Moldova, c'è semplicemente un paziente che ha visto già tanti altri dentisti in precedenza. Sarebbe un po' come dire andare dal parrucchiere: io non ti taglio i capelli perché te li sei già tagliati altrove. Quindi diciamo che si può curare un paziente che è stato, sì, già curato da altre persone. Se un dentista non accetta di curarti,
ce ne sono tanti altri di migliaia di dentisti, cercane un altro. Esatto, sicuro dottor Parmas, siamo quasi in chiusura, abbiamo pochissimo tempo. Lei riuscirebbe a dare un consiglio ai suoi colleghi sardi a questo punto? Siate affamati, siate folli, come diceva Steve Jobs. C'è un mondo lì fuori, il mondo sta andando molto veloce, rapidamente, si sta globalizzando, siamo di fronte a una rivoluzione anche digitale, in questo settore ci sono alcune figure che stanno andando a scomparire, delle altre che stanno nascendo. Fate una scelta, perché se no è come il gioco delle sedie, no? Ogni giro del tavolo viene tolta una sedia, cercate il vostro posto nel mondo. Assolutamente, io la ringrazio per averci raccontato questa bellissima storia, potrebbe essere un esempio per tantissime persone. Me lo auguro. Grazie anche a voi amici da casa per averci seguito e vi auguro una buona serata. Turn up the music. In collaborazione con Gelsia Luce e Gas. Scopri le nostre offerte su www.mygelsia.it.